È data di un soggetto di 18 anni, da molto tempo presente in Trentino. Io di questo ho parlato anche con il ministro. L'azione che la provincia promuove è procedere all'abbattimento. A quanto pare vogliono ammazzare un orso che si faceva i cazzi propri a casa propria, perché ha ucciso un ragazzo, un mio coetaneo, Andrea Papi. Ad un certo punto Isola delle Femmine era invasa da cani randagi. Avrò avuto 15 o 16 anni quando fui aggredito da uno di quei branchi. Sfortunatamente ero finito nel loro territorio, dove certamente c'erano dei cuccioli. Mi hanno rincorso per qualche metro, io pieno di paura sono schizzato via più veloce che potevo. E a parte essermi difeso con qualche calcio alla buona, mi beccai un bel po' di morsi. Dolorosi, sì, ma non mortali. Colpa mia? Colpa dei cani? Chissà. Anche in seguito mi trovai in situazioni simili, ma ormai avevo imparato a tenere un po' più di sangue freddo. Quindi non sono più stato, ad oggi, attaccato. Come la maggior parte dei bipedi più o meno sapiens, sono sempre stato abbastanza indifferente alla copresenza su questa terra degli animali. Quando ero piccolo i cugini di mia madre avevano un grosso cane. Nero, non saprei dirvi la razza. Si chiamava Telma. Mischina, sto canone aveva il terrore dello scriccioletto che ero attorno ai 5-6 anni. Le facevo sempre involontariamente tanti di quei dispetti a quella povera bestia. Ho proprio l'immagine stampata nella testa di me che rincorro la quadrupede per afferrargli la coda. Poverina, anche se avrebbe dovuto, non mi ha mai morso manco per sbaglio. Era buona buona. Piano piano, mia madre e i suoi cugini mi hanno fatto capire che gli animali vanno trattati quantomeno con rispetto. Altri approcci d'infanzia coi pelosetti sono avvenuti in circhi e zoo, durante cavalcate guidate su pony e cavalli. E con qualche pappagallino dai avuti degli animali domestici, oltre a mia sorella, prima di Norman e Hiro. Ma arriviamoci con calma. No, in realtà per un breve periodo mia sorella aveva un coniglietto bianco, che temo sia finito servito alla cacciatora ad un certo punto. Un altro episodio interessante è stato il mio incontro, attorno agli 8 anni, con un micetto di strada. Miagolava teneramente, si avvicinava, si faceva accarezzare, magari voleva qualcosa da mangiare. A 8 anni, lo so che non mi crederete mai, avevo molta più merda nel cervello di quanta non ne abbia adesso. Avevo sentito, ho letto da qualche parte, la massima è che i gatti cadono sempre in piedi. E quindi, per meri scopi galileiani, rispondenti al metodo scientifico, afferrai il felino e lo lanciai in aria. Non in altissimo, all'altezza del volà volà volà! Da lancio di neonato, per intenderci. Incredibile! Cadde morbidamente sulle zampette, con maestosa eleganza. Purtroppo però io ero scienziato e sapete, gli esperimenti vanno ripetuti più volte. Il gatto, porello, non aveva intravisto la malvagità che c'era dietro la mia scienza e quindi tornò ai miei piedi per qualche grattino, che non arrivò. Bensì ci fu un secondo lancio, più deciso, che portò il cuginetto della pantera ad un avvitamento aereo per stabilizzarsi, che lo fece comunque cascare in destrezza, prima sulle zampe anteriori ammortizzanti e poi su quelle del retro. Era un ottenne coglione che collezionava collane delle giovani marmotte, ma anche purtroppo riviste scientifiche per ragazzi. E quindi mi abbandonai all'inevitabile terzo tentativo. A quel giro usai tutta la forza che avevo in corpo. La palla di pelo cominciò a volteggiare in aria come un aquilone, ma dovendo rispondere a lui alla forza di gravità, si preparò come poteva all'atterraggio. Ora, l'universo ha un modo ironico tutto suo di insegnarti le cose. E considerando che ero un alunno quantomeno distratto dalle lezioni della vita, il caso mi punì facendo rovinare la creatura oltre la recinzione della falegnameria di fronte a casa mia. Nulla di che, direte voi. Il gatto sarebbe comunque sopravvissuto e riuscito a uscire da lì, no? Purtroppo no. Infatti, posseduto con un pessimo tempismo dal talento di Michael Jordan, trasformai il mio terzo esperimento in un perfetto tiro da tre, che centrò miracolosamente un barile pieno di acqua piovana. Porca puttana che canestro. Per quanto i felini possano essere agili, non sono molto amici dell'acqua e quindi, anche se miagolava, io sentivo dei sordi diventai bagnino molto dopo, ma pure ad 8 anni pensavo di riuscire ad essere capace ad affrontare mezzo metro di mare in scatola. Il gatto che condannai a morte certa non poteva dire lo stesso. Quindi, visto che in falegnameria a quell'ora non c'era nessuno, scavalcai. Non da un pratico muretto, bensì un'alta cancellata coronata di spuntoni. Avrei potuto fare finta di nulla. Alla fine quello era solo un gattaccio di strada. Eppure qualcosa dentro di me mi sussurrava che quella vita era importante. Devo certamente essermi fatto qualche graffio, oltrepassando quel cancello. Appena dentro mi precipitai come Mitch Buchanan nella piccola piscinetta e trassi in salvo il gattino. Fortunatamente per me, pure per lui, non fu necessaria la respirazione bocca a bocca. Dal pluff al salvataggio non passò che qualche secondo, sicuramente meno di un minuto, ma per me furono settimane, per il micetto decenni. Da quel momento mi resi conto che la vita degli esseri viventi più deboli è importante tanto quanto le nostre. Eppure questo rimase un monito in sottofondo nelle mie orecchie, visto che, ipocritamente, ho continuato e continuo tutt'oggi con le grigliate di Pasquetta. Cazzo, la carne mi piace ancora assai. E mi rendo conto che, come tutti, faccio finta di non vedere tutta la violenza che come genere umano riserviamo alle nostre bistecche e alle nostre salsicce quando ancora camminano. Non abbiamo nessun riguardo per gli animali, zero. Le popolazioni ancestrali avevano invece un grande rispetto per loro, pure per quelli che mangiavano.
grazie alla filiera produttiva nascosta alla vista, ci siamo dimenticati che perfino i maiali hanno dei sentimenti. Ma mettiamo da parte i presunti senza anima che ci mangiamo. Vogliamo parlare delle corse clandestine notturne coi cavalli? Quelle che avvengono periodicamente per le strade di Palermo. Oppure sempre dei cavalli palermitani, costretti a trascinare carrozze di turisti sotto il sole cocente. Cazzo siete, Elisa di Rivombrosa! Io stesso una volta in Andalusia mi sentivo Clint Eastwood e mi sono fatto una cavalcata fra i set western di Sergio Leone, quelli in Almeria. Perché lo facciamo? Perché usiamo ancora i cavalli? È tutta colpa di questo antropocentrismo distopico a cui ci stiamo sempre di più assuefacendo. Cani e gatti sono carucci, ce li mettiamo in casa, li viziamo come fossero figli. Ma tutti gli altri animali come li stiamo trattando? Abbastanza a pesci in faccia. Oh, io per primo. Mentre sto scrivendo sto sclerando con sta mosca che ronza rumorosamente alla ricerca disperata di libertà. Ecco, vai piccolina, insegui almeno tu la tua merda. Ah sì, a proposito di merda, torno a parlarvi di Norman e di Hiro. Come ho già detto, sono sempre stato indifferente a qualsiasi essere vivente che non apprezzi Woody Allen, gatti compresi. E quindi, quando questi puzzetti sono entrati prepotentemente nella mia vita, ho faticato non poco a farmeli piacere. Cioè, anche se effettivamente lo faccio di rado, mi capita di pulirgli la merda. E il piscio di gatto, che puzza, picciò! Per non parlare del fatto che ogni 2x3 vomitano delle schifose palle di pelo miste a bolo mal digerito. Eppure devo ammettere che a distanza di quasi 2 anni non riesco più a immaginarmi la mia vita senza di loro. Esisteva un mondo in cui Normito non mi svegliava alle 6 del mattino per farsi aprire la finestra? C'era già il sole prima che Rolò mi sgridasse severo davanti alla sua ciotola vuota? Avevo mai respirato precedentemente a quelle palle di pelo che accorrono alla porta quando metto piede in casa? Curiosa la vita. Forse Norman e Hiro sono in qualche modo imparentati col gatto che lanciai involontariamente dentro quel barile e sono arrivati nella mia vita per svegliarmi dal torpore della mia indifferenza. Continuo a pensare che gli animali siano più stupidi di noi, eh? Mi tengo ben alla larga da chi crede che gli animali siano migliori delle persone. Sono semplicemente più facili. Gli dai bontà e te la restituiscono moltiplicata. Fanno purtroppo lo stesso con la cattiveria. I quadrupedi pelosi ci amano incondizionatamente. Banalmente perché gli diamo da mangiare, gli facciamo qualche coccola e cose così. Non potremmo mai litigare con loro perché non conoscono la malizia, solo l'istinto. Eppure c'è una cosa su cui l'intera arca di Noè è più avanti di noi: l'intelligenza emotiva. Oh, gli animali amano! Amano con tutto loro stessi! Invece Maurizio Fugatti, che chi l'avrebbe detto è proprio della Lega, ha una preoccupante e pronunciata stupidità emotiva. Storsetto per 18 anni si è sempre fatto i cazzi suoi. Mezza volta, chissà cosa sarà successo, piscia fuori dal vaso. Perché comunque uccidere è una cosa grossa. E lui lo vuol far fuori così, come se nulla fosse. Inutile spiegargli che gli orsi si stanno estinguendo e che fanno parte di un ecosistema ben definito. Ma timidamente cercherei di mettere a fuoco il fatto che uccidere un orso non riporterà in vita il povero Andrea Papi. Volete salvare MJ5, così si chiama l'orso, dalla spietatezza della legge del taglione? Quella che fa occhio per occhio, dente per dente? Niente di più semplice. Aprite Google, ricercate la petizione di change.org e sottoscrivetela come ho fatto io. Picciò, fatelo, mi raccomando. E ricordiamoci tutti, me compreso, che la vita degli animali conta. MJ5, perdona tutti noi stupidi ed egoisti esseri cosiddetti umani. Forse quelli senza anima non siete voi, ma proprio noi animali intelligenti. Il favore che feci a quel ranger del parco. Ehi, Bubu, vediamo cosa c'è in questo cestino della merenda. Racconta agli altri orsi cosa hai appena visto.